Sicuramente avrebbe preferito essere in terra di Francia con la sua nazionale, ma visto che insomma le vicissitudini della Pallaspicchi non hanno permesso questo, io dico, premio, Claudio Spano stasera viene insignito di un premio qui nella sua cittadina, Sorso, Zimbonia d'oro. Complimenti. Grazie mille, sicuramente come hai detto tu non c'è molto da aggiungere, la delusione per non esserci qualificati a Parigi per l'Olimpiade è tanta, però questo è lo sport, si va avanti e ora ringrazio il comune, ringrazio Don Luca per questo fantastico premio e non posso che essere onorato. Claudio, e poi diciamocela tutta, adesso tra qualche giorno sei nuovamente sui parquet a preparare una stagione. Si parte dalle certezze degli italiani, per quanto naturalmente riguarda la tua squadra, la Dinamo Lab, te chiaramente in veste di capitano, e poi da quella certezza che si chiama Matthew Foden. Beh sì, Matthew non ha sicuramente bisogno di presentazioni, il campionato quest'anno ha cambiato, diciamo, il format, quindi sarà un campionato lungo, saremo 12 squadre, quindi sicuramente sarà un campionato impegnativo dove servirà comunque un roster lungo. So che la Dinamo per l'ennesimo anno ha fatto dei sacrifici, quindi aspettiamo per vedere che cosa dirà il parquet, ecco. Premio Zimbonia d'oro è alla sua terza edizione, premiamo appunto Claudio Spano che ha portato lustro al nome della città in campo sportivo. Lui è il capitano della Dinamo Lab, la Dinamo Basket in carrozzina, ma è stato anche un pilastro fondamentale della nazionale italiana, ha partecipato agli europei, insomma è stato anche un trascinatore importante della nostra nazionale. Noi avere un personaggio di spicco come Claudio all'interno della nostra città può essere soltanto un pregio, può essere soltanto un orgoglio, e poi anche a Don Piras con il premio Zimbonia d'argento. Don Piras è stato un altro personaggio molto importante per la nostra comunità, per la comunità di Sorso, per la comunità religiosa, è stato lui che ha, si può dire, creato la parrocchia di Santa Monica, è stato per molto tempo un punto di riferimento per l'intera comunità e per questo ancora oggi viene ricordato con grandissimo affetto da tutti i cittadini del comune di Sorso. Poi il premio Zimbonia, perché per chi non lo sapesse, per chi non è di Sorso, perché i sorsesi la conoscono bene, non è altro che la cupola di San Pantaleo, che è uno dei, diciamo, dei punti simbolo della nostra cittadina. C'è la Zimbonia, c'è la Billellera, insomma, e quindi è un richiamo anche alla nostra appartenenza, alle nostre origini, alle nostre tradizioni.